L'osteoporosi è una patologia metabolica dello scheletro che è caratterizzata da una diminuzione della resistenza dell'osso che rende il nostro scheletro e quindi gli individui più suscettibili, sia il genere maschile che il genere femminile, a sviluppare fratture, siano esse spontanee o indotte da minimi traumi. Lo scheletro è ormai considerato un organo endocrino ed ecco perché nell'ambito della Società Italiana di Endocrinologia dedichiamo sessioni specifiche a quella che è appunto questa patologia, a quella anche che è la regolazione del metabolismo scheletrico. In particolare il tessuto scheletrico è un organo bersaglio degli ormoni, ma è anche un produttore, produce appunto ormoni e quindi viene considerato un organo endocrino. È chiaro che la patologia deve essere curata, deve essere prevenuta e deve essere curata e essendo una patologia metabolica cronica, i farmaci che devono essere utilizzati molto spesso devono essere utilizzati per lunghi periodi di tempo, così come quando noi abbiamo una patologia che può essere il diabete mellito piuttosto che l'ipertensione arteriosa, prendiamo i farmaci per controllare quella che è naturalmente la patologia. La ricerca è andata avanti in queste ultime decadi e quindi abbiamo a disposizione numerosi farmaci che possono controllando e modulando quella che è l'attività delle cellule ossee, gli osteoblasti e gli osteoclasti, il rimodellamento dello scheletro e quindi organizzare, modulare l'omeostasi e quindi la fisiologia dello scheletro e a questo punto prevenire e diminuire il rischio di fratture. I farmaci sono molteplici, possono essere terapie antiriassorbitive che vanno a diminuire l'attività degli osteoclasti, che sono le cellule deputate al riassorbimento dell'osso, oppure ci sono terapie che riescono a stimolare l'attività degli osteoblasti e quindi a attivare la neoformazione dell'osso e a rinforzare il tessuto scheletrico. Quindi abbiamo adesso a disposizione naturalmente numerosi farmaci che possono controllare e curare la patologia osteoporotica.